Oggi l'appello, il grido di allarme che arriva dai sindaci della comunità montana, e penso al sindaco di Pietracamella, ma anche al sindaco di Fano Adriano, è un appello a che le istituzioni facciano la propria parte e cerchino un dialogo con quello che è il gestore. Parliamo di gestione, mettiamo da parte quelle che sono state le famose carte bollate, quelli che sono i pronunciamenti giudiziari che seguiranno il loro corso. Oggi è venuto il momento di sedersi al tavolo, ognuno per le proprie competenze, ognuno per le proprie responsabilità, ma abbiamo in qualche modo il dovere di ridare gli impianti al nostro territorio, di consentire una programmazione sana per la prossima stagione invernale, perché in qualche modo i prati Itivo e Prato Selva rappresentano e rappresenteranno sempre un valore aggiunto per il nostro territorio. Non è possibile in qualche modo che resti questa ferita sanguinante che non consente una piena fruibilità degli impianti, la consente spesso e volentieri solo nella stagione estiva, anche lì a singhiozzi. Non è un qualcosa che il nostro territorio può continuare a tollerare. Noi come provincia siamo più che disponibili a fare la nostra parte, a fare quanto ci compete, sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di vista economico, però non possiamo essere gli unici attori che in qualche modo sentono questa responsabilità. Quindi l'invito è a tutti, anche a chi oggi è gestore di quell'impianto, a lasciare da parte la vicenda giudiziaria che appunto seguirà il proprio corso, ma in qualche modo a mettere in campo una gestione, una programmazione della prossima stagione invernale.